la maggioranza si divide, Letta chiede una mobilitazione nazionale. Matteo Salvini mette le mani avanti, ieri ha parlato al telefono con l'ambasciatore afghano a Roma e conta di farlo presto con quello pakistano. La prima vittima politica della Caporetto di Kabul rischia di essere proprio lui, stretto fra la fedeltà al governo Draghi e la linea dura sui migranti. Mentre in Afghanistan riportano in vigore la Sharia, in Italia stanno per sbarcare rispettivamente 166 e 322 clandestini da due navi di ONG battenti bandiera tedesca e norvegese.